Avvi sindacati, salta la trattativa. I sindacati hanno rotto le trattative con l'Associazione Bancaria Italiana sul rinnovo del contratto di categoria. E le banche si stanno confrontando con i bancari per il rinnovo del contratto. Secondo l'ABI, dai sindacati bancari emergono posizioni anacronistiche. Sentiamo anche il no comment del presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, Patuelli. Di conseguenza mi attengo al comunicato che è stato diramato. Leoni ha parlato addirittura di uno scontro politico. Guardi, lei mi può domandare di tutto su questo, ma io non ho aggiungere nulla alla dichiarazione di dottor Profumo. Io sono a Roma, non ho il dono dell'ubiquità, mi piacerebbe averlo. Voglio capire, capiremo, cercheremo di capire, ma non alimento climi di scontro. Dunque l'incontro lampo di questa mattina a Milano per il rinnovo del contratto di 309.000 bancari ha portato per ora ad una rottura tra le banche e i sindacati, che hanno deciso di sospendere il dialogo. Proprio per capire che cosa potrebbe succedere anche in vista di gennaio, ci colleghiamo con Lando Sileoni, segretario generale della FABI, il potente sindacato dei bancari. Buonasera, grazie per essere con noi. Buonasera, grazie a lei. Buonasera, dottor Sileoni. Allora, che scenari si aprono dopo quello che oggi viene dipinto come uno stallo, se non una rottura delle trattative? Si aprono scenari abbastanza preoccupanti, perché da una parte dobbiamo rinnovare un contratto nazionale con delle pregiudiziali politiche strutturali da parte dei banchieri che non comprendiamo. Vogliono il blocco del TFR e degli scatti di anzianità, che produrrebbe un pesante danno economico a tutti i lavoratori bancari nel corso del triennio, e soprattutto poi è in ballo l'area contrattuale, che tradotto significa che è l'unico strumento che noi abbiamo a disposizione per gestire le crisi aziendali di gruppo. Sappiamo tutti che dopo l'esito degli stress test riprenderanno probabilmente le fusioni. L'unico strumento che abbiamo per gestire i prevenzionamenti, i pensionamenti e per evitare i licenziamenti è l'area contrattuale. Destrutturale, attraverso una deregulation selvaggia, l'area contrattuale significa togliere uno strumento fondamentale al sindacato per difendere l'occupazione, e questo per noi non lo possiamo permettere. Quindi diciamo che non si raggiunge un accordo sulla richiesta del blocco degli scatti e poi revisione del calcolo del TFR, c'è allarme anche sull'assenza di garanzie per un possibile recupero economico con la contrattazione di secondo livello. Questi alcuni degli elementi che avete messo in risalto. Quindi che cosa potrebbe succedere, insomma, se si andasse allo sciopero a gennaio? Intanto voglio dire che lo sciopero è molto probabile, perché noi daremo un'indicazione alle assemblee dei lavoratori che si svolgeranno dal 15 dicembre in poi di una giornata di sciopero. Voglio ricordare a tutti che sarebbe la seconda giornata di sciopero, perché qualche mese fa abbiamo, dopo 12 anni, scioperato per la prima volta, quando l'ABI disdettò il contratto nazionale. Non riconoscere il contratto significa, dal punto di vista politico, un autogol clamoroso anche per quanto riguarda l'ABI. L'ABI esiste perché c'è un contratto nazionale, e, come dire, creare le condizioni per rinnovare il contratto è come se l'ABI affermasse la propria inutilità del proprio ruolo. Ma al di là di queste considerazioni, che sono considerazioni di carattere politico, c'è un problema di fondo. Noi vogliamo rinnovare un contratto. Non siamo anacronistici, come oggi nel proprio comunicato ci ha definito ABI, tutt'altro, perché se essere anacronistici significa difendere le condizioni di lavoro, anche professionali, oltre che a quelle di vita dei lavoratori, allora siamo anacronistici. Vorrei sottolineare anche il fatto che dal nostro punto di vista sono molto riformisti e molto moderni quei banchieri che hanno prodotto 171 miliardi di sofferenze bancarie, e da gennaio del 2000 a tutto il 2020 noi perderemo 68.000 posti di lavoro. Quindi questi signori moderni producono 68.000 posti di lavoro, e noi che siamo anacronistici difendiamo il posto di lavoro. Per noi va bene così. Benissimo, pensate che ci sarà la possibilità di riprendere il dialogo? Se tolgono le pregiudiziali, se ci danno gli strumenti per difendere, per non indebolire l'area contrattuale, noi siamo disponibili a rimetterci al tavolo anche domani.
ma una trattativa, come tutti sanno, non può partire da delle pregiudiziali politiche che sono inaccettabili. Grazie per questo intervento, Lando Sileoni, segretario generale FABI, grazie e a presto, buon lavoro, ci riaggiorneremo naturalmente.